Sono qui a Fragagnano per i funerali del povero Mimmo Massaro, ucciso da ArcelorMittal, da Ilva, a causa del crollo della gru, intrappolato nella cabina e poi ovviamente disperso e poi ritrovato nelle acque. Una morte annunciata, potremmo dire, perché è la stessa situazione o analoga che comportò la morte 7 anni fa a Francesco Zaccaria. ArcelorMittal Ilva assassina, certamente, anche ipocrite, peggio di Giuda, perché quando noi vediamo questa corona che è stata messa da Ilva S.p.A. amministrazione straordinaria, questa è una beffa, è un'offesa alla memoria del povero Mimmo, alla famiglia e a tutti i tarantini. Non ci si lava la coscienza, cari assassini, con una corona. Responsabilità enormi di ArcelorMittal di Ilva, fatiscenza strutturale, uno stabilimento che crolla a pezzi, disastri ambientali, sforamenti alle stelle. E che dire, la complicità di un governo assassino, di due assassini come Di Maio e Salvini, preceduti da altri assassini di Stato come Gentiloni, come Renzi, come Berlusconi, che hanno consentito a Italsider prima, a Ilva e ad ArcelorMittal di uccidere, come sta accadendo. Io non ho mezzi termini e se qualcuno ha da fare qualcosa mi querelassi, perché ripeto, sono degli assassini. Sono inorridito anche per il comportamento di FIM, FIOM, WILM e UGL che hanno sottoscritto un accordo di collaborazione con ArcelorMittal per migliorare, per garantire sempre la sicurezza. Ma come? Proprio ora, vi ricordate? Dopo che il povero Mimmo ha perso la vita e dopo che altre tante morti ci sono state nello stabilimento, non avreste mai dovuto mettere una firma con ArcelorMittal. È incredibile il mio disprezzo più assoluto. Questa purtroppo è la realtà di Taranto, una realtà che uccide. Ora ci sarà la solita parata, i soliti piagnistei e poi domani si ritornerà alla vita quotidiana, si ritornerà a morire in Ilva. Grazie a causa di un Ilva, di un ArcelorMittal assassino, di un governo assassino. E consentitemi, signori sindacalisti, signori sindacati, delle sigle che ho menzionato, ma vi rendete conto di quello che avete fatto? Firmare con ArcelorMittal. ArcelorMittal che si lamenta, che dice non trovo la città collaborativa, ma cosa vuoi che la città debba collaborare con te che produci morte, che uccidi? Questo sono i fiori della vergogna. Che Dio li maledica. E allora la conclusione è d'obbligo. Ilva, ArcelorMittal, chiusa, senza sé e senza ma, per la vita di chi lavora nello stabilimento, per la vita di chi vive a Taranto e respira le emissioni mortali. Ilva, ArcelorMittal, chiusa. Uccidiamo il mostro, chiudiamo la fabbrica della morte. E durante questi funerali abbiamo raccolto il dolore, il cordoglio, le riflessioni dei vari soggetti rappresentativi del territorio. Carissimi fratelli e sorelle, ci troviamo qui insieme per questo momento di preghiera per Mimmo, per la sua famiglia, per Fragagnano, per tutti i lavoratori, per tutti noi, ma particolarmente per lui, perché sia accolto nelle braccia del Padre, nella pace. E per questo cominciamo chiedendo perdono al Signore dei nostri peccati, chiedendo la pace, l'amore e la misericordia.
Amedeo Zaccaria, intanto ti ringraziamo perché comprendiamo il momento difficile. Partecipando a questi funerali, certamente rivivi il dramma di tuo figlio Francesco, scomparso, ucciso, perché questa espressione va usata, in analoghe circostanze. La gru assassina ha colpito e colpisce ancora. Sono passati anni e anni, ma il quadro è sempre lo stesso. Io ho usato termini forti, quello di stato assassino, stato complice, perché qui si stanno uccidendo vite umane. Non ho altro da dire. Sì, è la stessa cosa dico io, perché non è possibile che dopo 7 anni ancora non siamo arrivati alla sentenza di primo grado, non solo, e secondo me è lo Stato il responsabile di queste tragedie, perché comunque sono delle tragedie annunciate, comunque ripeto, sono 7 anni, noi abbiamo avuto la sentenza, chi era indagato all'epoca è indagato anche questa volta, per cui io ritengo che quando vengono individuati dei responsabili per un incidente sul lavoro, vengono quantomeno rimossi dal loro incarico affinché queste cose non si ripetano. Nell'inchiesta di Francesco c'era tutto scritto, c'erano le condizioni in cui versavano quelle gru, e quindi non si è fatto niente per riparare, perché in effetti dopo 7 anni è accaduto quest'altro tragico fatto. Zaccaria, la cosa più assurda ed inquietante è che ArcelorMittal quasi si lamenta e denuncia il fatto che non vi sarebbe partecipazione da parte della collettività. Come? Tu, ArcelorMittal, sei complice, sei protagonista di queste stragi, ora tu, ArcelorMittal, che hai la gestione dell'Ilva, e cosa pretendi? Il plauso della gente dinanzi ai morti in fabbrica? No, assolutamente, perché comunque la prima cosa che bisogna tenere presente è la sicurezza dei lavoratori nelle aziende. Poi purtroppo devo anche far notare che comunque è stato anche lo Stato che prima di ArcelorMittal ha indotto, ha continuato a far lavorare le persone in quelle condizioni, in uno stabilimento che sta cadendo a pezzi e per il quale si chiede solo la chiusura, è l'unica soluzione. Per concludere, Zaccaria, mi ha sconvolto il fatto che a pochi giorni dal tragico epilogo con la morte di Mimmo, le sigle sindacali di FIM, FIOM, WILM e UGL hanno sottoscritto un accordo per realizzare le migliorie, per monitorare la situazione. Sembra una caricatura, perché tutto questo andava fatto già da 7 anni e andava fatto già dall'insediamento di ArcelorMittal. FIM, FIOM, WILM e UGL arrivano a babbo morto. Sì, io a questo non ho parole per rispondere, perché altrimenti bisognerebbe andare ben al di là delle parole. Posso solo dire che 7 anni fa, quando io denunciavo e accusavo che questo non era possibile, le sigle sindacali dicevano che le mie parole erano dettate dal dolore di un padre. Quindi con questo credo di aver detto tutto. E chiedo che si faccia giustizia e chiarezza. Vorrei gridare ancora una volta, per i tanti momenti come questi che ho già vissuto, basta morti, si lavora per vivere, non per morire. L'avvocato Rocco De Franchi, in rappresentanza del governatore Michele Emiliano e della regione Puglia. Potremmo dire una morte annunciata, l'ennesima, perché la fatiscenza strutturale dello stabilimento, non si muore solo per inquinamento all'esterno, ma si muore all'interno per vetustà delle attrezzature, delle apparecchiature. Chiaramente questo episodio fa il paio con altri. Finora da ArcelorMittal solo parole, interventi zero.
Oggi è il momento del dolore, sono qui a portare l'abbraccio della comunità pugliese, del governatore che è all'estero per motivi istituzionali, a questa comunità già fiaccata dal dolore qualche settimana fa per la perdita di un altro ragazzo di Fragagnano. Sarà poi il momento delle riflessioni anche sul tema della sicurezza del lavoro, perché come dicevi giustamente non si muore soltanto di inquinamento e di emissioni nocive, ma anche di scarsa attenzione ai lavoratori di questa grande fabbrica. Quindi oggi è il momento del dolore, poi verrà quello della riflessione, dell'azione concreta, perché queste cose non avvengano mai più. È difficile dire alla famiglia crediamo ancora nello Stato, è molto difficile. È una terra che deve però avere dei punti di riferimento. Oggi lo Stato è presente, dal prefetto agli altri enti territoriali che si affiancano e abbracciano questa comunità. La famiglia e tutti quanti gli attori di questo territorio devono avere una fiducia e una speranza in questa presenza dello Stato, che è una presenza di comunità. Basta invece al rimpallo di responsabilità, agli impianti fatiscenti, alla logica del puro profitto. Basta alla vergognosa strumentalizzazione di questo dolore per qualsiasi motivo. Don Santo Guarino, parroco di Maria Santissima Immacolata, intanto il ricordo di Mimmo, strappato alla vita nell'imperscrutabile disegno divino. Sì, purtroppo dobbiamo dire questo, ad un mese di distanza piangiamo un'altra vittima di una tragedia, un'altra tragedia. Dopo infatti Antonio Dell'Anna, il vigile del fuoco che cadde in un intervento, adesso la comunità piange un altro ragazzo e piange un ragazzo che... è stato caratterizzato o comunque contraddistinto da una semplicità particolare, la semplicità delle famiglie del nostro territorio, una laboriosità straordinaria, per cui veramente una attenzione particolare anche a quei valori importanti della famiglia soprattutto. E quindi oggi la comunità si ritrova ancora una volta a stringersi intorno a questa famiglia, ulteriore famiglia, per questo momento così particolarmente carico di dolore. Don Santo, certamente la volontà divina sulla quale non possiamo indagare, investigare, però anche la responsabilità umana, le negligenze, le varie carenze che hanno determinato l'ennesimo incidente mortale in circostanze tragicamente e mortalmente analoghe alle precedenti. Purtroppo sì, purtroppo dobbiamo prendere coscienza o comunque fare riferimento a questa negligenza, credo. Dall'altra parte però, ecco, la fede ci sostiene, per cui dobbiamo andare avanti e soprattutto in questo momento incoraggiare la famiglia a realizzare un cammino che è segnato sì dal dolore, ma comunque carico di speranza nell'andare avanti. Oh.
Sua Eccellenza Monsignor Santoro, lo dicevamo prima al parroco, da un lato la volontà di Dio, dall'altra le colpe umane. Non si può continuare ancora a morire a Taranto, si lavora per vivere, non si deve lavorare per morire. Certamente, questo è il mio ritornello costante, non si può lavorare per morire, si lavora per vivere. E questa celebrazione ha due aspetti, l'aspetto della fede, quindi della giustizia che viene da Dio, ma qui ci vuole anche la giustizia umana, ci vuole la giustizia della responsabilità, di che le persone si assumano le loro responsabilità, che il lavoro sia fatto in sicurezza, che il lavoro sia fatto con dignità, e che quindi si evitino tutte le cause per questa morte. Si è già pagato un tributo grandissimo, è stato straziante già l'altra morte di Francesco Zaccari, e adesso questa qui realmente è un grido di allerta per cambiare. La salute e la vita vengono prima del lavoro. La salute e la vita vengono prima del lavoro, e vengono prima soprattutto di un lavoro che mette il profitto al centro. Il lavoro è per lo sviluppo della persona e della dignità, e non per la massimizzazione del profitto. Questo è contro la dignità della persona. Per concludere, Sua Eccellenza, sappiamo il suo impegno e la sua tenacia. Come si suol dire, lei le cose non le manda a dire. Occorre che il governo dia risposte concrete al territorio. È giunto il momento davvero di porre fine a questa strage. Certamente, è proprio così. Chi ha la responsabilità deve prendersela tutta, deve dare un cammino in cui la direzione è quella di affermare la dignità della persona, la difesa della vita, della salute e quindi anche del lavoro degno. Chi ha competenza deve sentirsi responsabile di dare delle risposte, delle soluzioni immediate. Senta l'impegno bruciante e scomodo di metterci la faccia, di rischiare veramente per Taranto, dove a rischiare e a perire continuano ad essere solo i poveri, solo i lavoratori. Il consigliere regionale Peppe Turco, continuano le parole, gli show mediatici di ArcelorMittal come gestore dello stabilimento è gravemente responsabile di questa morte, senza se e senza ma. Parliamo di una gru fatiscente, le stesse situazioni che comportarono la morte di Zaccaria. Purtroppo sì, ci conosciamo da un ventennio, e da un ventennio predico che non ci dovrebbe essere un morto sul posto di lavoro. Io ho sempre lottato contro quell'azienda, lo sai benissimo, da consigliere provinciale, da ex sindaco. Adesso ho perso ogni speranza e non lotto più, e me ne dispiace, perché penso che in quella fabbrica ci lavorano tantissime persone per portare un pezzo di pane a casa, lavorando e stralavorando, e penso che non siano in condizioni di sicurezza. Ecco, io ce l'ho con quell'azienda perché reputo, e se qualcuno vuole smentirmi possa smentire, non vivono una condizione di sana sicurezza ambientale e lavorativa. Ecco perché è la seconda volta, la prima volta in questa piazza abbiamo accompagnato un vigile del fuoco che per pura fatalità può accadere, che possa perdere la vita, come può accadere a un medico, a un infermiere, a un giornalista. Ma in queste occasioni non ci sono. C'è una negligenza conclamata. Anche perché io la sera che il giovane è morto sono andato con il sindaco in gran silenzio, non mi hanno fatto entrare in quell'azienda, perché diverse scuse mi dicevano comunque gestito dalla cabina di porto. Quello che fa rabbia è che tre di questi grossi mostri sono caduti per effetto domino, quindi la prima è andata a finire sulla seconda, così parrebbe sulla terza, e quello che fa ancora più spavento è che non ha avuto la possibilità di scendere da questa... Intrappolato, ingabbiato. C'è una serie di responsabilità e corresponsabilità che la magistratura naturalmente dovrà chiarire e andare con un pugno di ferro contro i responsabili, ma ormai io
sono così scoraggiato, non vorrei scoraggiare gli altri, ma non vorrei nemmeno più intervenire su un'altra morte di un operaio in Ilva. Sono stanco e gli show lasciamoli forse a Mittallo, come si chiama lui. Speriamo che almeno questa morte possa stimolare questi grandi miliardari e grandi assassini, aggiungo io, di impegnarsi per la sicurezza sul lavoro. Me lo auguro, perché guarda, io sono un sudista. Per me gli affetti familiari, la vita umana è sacra, ancora più per noi, no? Per il legame umano, familiare che ci lega un po' a noi tarantini, a noi pugliesi. Ecco, vorrei tanto che qualche miliardo potesse essere investito in sicurezza, perché la vita di un uomo non vale un miliardo. Solo i lavoratori, e questi prima di ogni strategia economica e politica, desiderano semplicemente lavorare, ma con sicurezza e dignità, difendendo la salute e l'ambiente. Il dottor Giuseppe Fischetti, sindaco di Fragagnano, la comunità da lei amministrata si stringe forte intorno al dolore della famiglia di Mimmo. L'ennesima morte sul lavoro, siamo stanchi di doverlo, dicevamo prima con l'arcivescovo, di dover lavorare per morire. Sì, non è facile nella giornata di oggi esprimere a parole le sensazioni e le emozioni. Di sicuro la morte di Mimmo è una morte che colpisce non soltanto la famiglia non soltanto, un'intera comunità e secondo me un'intera provincia, perché le morti sul posto di lavoro sono le peggiori. Si esce da casa per guadagnarsi da vivere e non si torna più. Naturalmente in questa fase sarebbe anche fin troppo facile fare polemica, e non voglio farla, non ne ho voglia, però confido nella giustizia, confido nella ricerca della verità. Luciano Manna, PeaceLink, non ci sono parole, lo abbiamo detto con i vari interlocutori, e il vento non sembra cambiare, anzi, continua a mietere vittime. Continua a mietere vittime soprattutto agli impianti sequestrati. Questa è la nona vittima dal 2012, il nono operaio di una fabbrica che provoca incidenti e provoca decessi di operai con impianti sequestrati. Non va bene, non è normale. La facoltà d'uso è un assurdo, perché con quella facoltà d'uso si uccide, questa è la verità. Il sequestro ha una sua ragion d'essere nel momento in cui inibisce l'attività criminosa, ma nel momento in cui si continua ad operare e si continua ad operare senza regole, è ovvio che poi si verificano episodi tragici come quelli che ci sono stati. Sì, grazie alla facoltà d'uso gli impianti si possono utilizzare, contravvenendo anche al sequestro che appunto la procura aveva fatto. Dopodiché i sequestri sono stati sorpassati e bypassati dai decreti, uno dei quali è addirittura anche impugnato dalla stessa procura di Taranto. Gli impianti sono fatiscenti, infatti una gru va giù a solo 100 km orari e non è assolutamente normale in un paese normale, in una fabbrica. Peraltro stiamo parlando non di uno tsunami, ma certamente di una tromba d'aria, di quello che si vuole, ma non stiamo parlando di eventi catastrofici. Eventi che rientrano comunque nella prevedibilità e nella ordinarietà. Sono un evento meteorico sicuramente importante, però con un vento a 110 km orari le gru devono resistere a più del doppio di quella velocità del vento. E non si è mossa soltanto una gru, si sono mosse tre gru che si sono scontrate tra di loro, quindi non solo una.
La seconda, non dimentichiamo che è ancora in bilico, pronta a crollare. L'altro operaio si è salvato per miracolo. E anche nell'altro caso del 2012 altri operai sono salvati per miracolo. Questa fabbrica proprio crea fatalità e ci sono operai che tutti i giorni sono vivi per miracolo. Non va assolutamente bene, la fabbrica va assolutamente fermata. Lo dobbiamo alla famiglia di Mimmo e a tutte le vittime sul lavoro, come anche ricordiamo e preghiamo per l'altra vittima di Fragagnano scomparsa poco tempo fa, il vigile Antonio Dell'Anna. Signor Prefetto, la sua presenza qui alle esequie del povero Mimmo, la comunità ionica, i lavoratori, le famiglie pretendono risposte. Ma purtroppo questo è un momento di condivisione del dolore della famiglia e della comunità. Le risposte dobbiamo darle tutti uniti, ciascuno nel proprio ruolo, ecco, con l'impegno di ogni giorno a testimoniare l'esigenza di lavorare all'unisono. In rappresentanza della provincia di Taranto, Gianni Azzaro, forse parlare oggi di contemperare lavoro e ambiente sembra impossibile, perché si continua a morire per disastri ambientali e si continua a morire per decozione strutturale degli stabilimenti. Oggi assolutamente sì, innanzitutto oggi è il giorno del raccoglimento, della preghiera e della riflessione proprio. Della riflessione, quindi, ma soprattutto dell'abbraccio alla famiglia Massaro per questa grave perdita insieme alla sua comunità ionica. È il giorno della riflessione che io penso che ormai non c'è più tempo da perdere. La questione ormai è sotto gli occhi di tutti, io penso che bisogna voltare pagina e che cominciando dalle istituzioni, cioè non è possibile mettere qualsiasi cosa al di sopra della salute e al di sopra comunque della sicurezza. In primis bisogna tenere presente la sicurezza sui posti di lavoro e l'ambiente e la salute, poi tutto il resto viene comunque dopo. Se è possibile conciliare bene, ma la vita umana non ha prezzo e non può essere barattata con altre cose. Del Figlio dello Spirito Santo. Amen. Aldo Schiedi, lavoratore di Ilva in amministrazione straordinaria, tanti anni nello stabilimento, tante battaglie e assistiamo all'ennesimo funerale. Tante battaglie, ma quanto sempre non sono servite a niente, perché oggi siamo qui
all'ennesimo funerale, perché non basta quelli che facciamo a Taranto con i tanti malati di tumore, di cancro. Vediamo anche quelli dei tanti colleghi che in questi anni si sono fatti male, si sono morti, circa 9 se non erro al 2012. Oggi, anche oggi sono voluto venire, come ho assistito agli altri funerali, sia di Sandro Monicella, di Zaccaria, perché voglio ancora più sentire forte dentro di me la battaglia contro questa azienda. Oggi sì, la morte di Mimmo è una morte che io ritengo assurda, perché non si può morire nella stessa circostanza, nella stessa gru, con lo stesso si può dire uragano. E questa cosa ha veramente dell'incredibile. Quando io ho ascoltato anche delle deposizioni di alcuni lavoratori al processo Ambiente Svenduto, dove sono state riportate già quelle problematiche di quella macchina, e oggi rivedere che quelle problematiche sono riemerse, io dico che più di qualcuno c'è qualche responsabilità, caro Luigi. Io spero che la magistratura questa volta abbia il pugno duro verso questa morte, l'ennesima, due nella stessa gru. Spero veramente che la magistratura, nel pugno duro della magistratura, non è più possibile. Iniziamo con lo FO2, a spegnere la FO2, perché anche quello, ricordiamo, ha portato a un morto. C'è stata la facoltà d'uso, come c'è la facoltà d'uso a questa gru. Questo è il mio appello che mi sento di lanciare, Luigi, in questa tristissima giornata. E ora una carezza per voi familiari di Mimmo. Una carezza la prendiamo ancora dal Vangelo, oggi unica fonte di vera consolazione. Ci dice Papa Francesco, nei momenti di tristezza, nella sofferenza della malattia, nell'angoscia della persecuzione, del dolore, del lutto, ognuno di noi cerca una parola di consolazione. Sentiamo forte il bisogno che qualcuno ci stia vicino e provi compassione per noi. E per questo tutto questo popolo si è stretto vicino a voi, per esservi vicino.